Educare per liberare. Volevo essere suora, ma non maestra Pia. E il Signore mi ha voluto qui. Questo l'ho capito benissimo dal momento in cui io, diplomata maestra, i miei che non volevano che mi facessi suora mi hanno cacciato di casa, mi hanno preso le maestre Pie, anche se per me così è stata una cosa improvvisa perché avevo tutt'altra intenzione, tutt'altro istituto. Io la mattina quando entravo a scuola la preghiera che facevo e dicevo: senti Signore, ricordati che sono più tuoi che miei, quindi pensaci tu. È una comunità veramente diversa ma speciale comunque, perché sì, qui si corre sempre tra malati, malattie, medicine, ospedali, però ti insegna anche tanto. Ti fa capire veramente il senso della vita, dove vai a parare alla fine. Era più facile con i ragazzi, sicuramente sì, però anche con le anziane, insomma, ogni tanto si tira fuori. Poi abbiamo qualche suora che è particolarmente attaccata a Rosa Venerini, quindi insomma ogni tanto ne parliamo. Io poi veramente sto abbinando Rosa Venerini a una santa che mi è particolarmente cara, è Santa Teresa d'Avila. E allora facciamo certe volte dei paragoni, che insomma sono difficili, però le suore ci stanno bene a fare il paragone tra Santa Rosa e, perché per certi aspetti poi si incontrano. Facciamoci animo e partiamo insieme, ripartiamo insieme, anche se non siamo più così giovani, però lo spirito lo è ancora.